Quanto tempo che non stavo qui all'interno del mio studio a farmi una bella chiacchierata con voi. Oggi vi voglio parlare di lui. Sì. Benvenuto sul mio canale. Era un pochino che non facevo video su questo canale, però a onor del vero, se mi segui su Instagram o su TikTok ne conosci bene il motivo. Purtroppo qualche giorno fa ho perso il mio Leopoldo, il mio fedele beagle col quale ho raccontato tantissime storie anche qui sul canale. Tra l'altro qui vi racconto la sua storia di quando l'ho preso, insomma, del perché. Parliamo un po' di questo cane meraviglioso, di questa anima bellissima e purissima, così affine alla mia. Ma basta parlare delle cose tristi, veniamo a noi. Parliamo oggi di questa collaborazione. Qualche mese fa sono stato contattato dai ragazzi di Prot Keys, credo si dica così, non abbiatemene, che hanno deciso di iniziare a credere un po' in questo canale inviandomi dei prodotti da recensire. Io mi presento subito, qualora non mi conoscessi, piacere, molto molto lieto. Sono Maurizio Albanese, filmmaker e content creator. Su questo canale cerco con la mia mission di farti innamorare del mestiere, appunto, del filmmaker e del content creator. Troverai recensioni, collaborazioni, trick e ballacche varie del mondo dell'internet e dei social media, per cui benvenuto sul canale di Maurizio Albanese Filmmaker. Lui, per intenderci, un monitor. In realtà, appena l'ho tirato fuori dalla scatola, ho pensato si trattasse di un cellulare, perché le dimensioni sono veramente molto molto piccole. Sono appunto quelle di uno smartphone, verosimilmente. È leggerissimo, è costruito in plastica, una buona plastica fatta bene, però comunque abbastanza cheap come costruzione. Ma a meno che voi non lo lanciate dal primo piano, o comunque non lo buttate, non ve lo passate lanciandovelo tra i vari componenti delle vostre crew, probabilmente non si dovrebbe rompere. Fate un po' di attenzione, però viviamo tranquilli, anche perché non è un monitor costosissimo. È veramente piccolo, leggero ed entra letteralmente in tasca, quindi è super super portatile, quindi super utile, ve lo vado già premettendo. Si tratta di un monitor 5.2 pollici con una risoluzione in 10 bit, con un rapporto di contrasto di 1500 a 1 e una luminosità massima di 600 nit. Questo sostanzialmente si traduce in una buona profondità colori, in un'ottima resa, data anche dal fatto che comunque un monitor touchscreen IPS che è già calibrato con la massima resa su gamma REC 709 DCI P3, e che può essere tranquillamente utilizzato in tutte le situazioni anche con una forte forte luce, perché comunque ha un buon livello di contrasto. Non è il monitor più contrastato, più adatto a lavorare in esterna che ci sia sul mercato, però sicuramente su questa fascia di prezzo difficilmente si arriva a un livello buono, un rapporto buono tra la qualità dello schermo e la gamma di colore, la gamma dinamica dei colori che ha questo schermo, è appunto la sua luminosità e il suo contrasto. Arriva con questa scatolina qui, che è proprio la classica scatolina imbottita, bella, tosta, che ci permette comunque di stare tranquilli, di poterlo letteralmente lanciare all'interno della nostra macchina e partire, facendo attenzione a non dimenticarsi la camera, perché può succedere. Che stai dicendo, Willis? E al suo interno abbiamo gli agganci con il paraluce, che è di plastica, è un po' scomodo e tedioso da montare, però comunque ha il suo perché, è comunque una cosa che torna utile. È un piccolo adattatore che ci permette di montarlo, lo rende reclinabile in tutti i gradi, appunto, di inclinazione, da inserire sulla camera in modo da poter essere persone migliori, sentirci più fighi. Nascosto all'interno della scatola troviamo due cavetti HDMI, normale e micro, una chiavetta esagonale per stringere la testa e tutti i libretti di istruzioni e garanzia. Dentro questo studio ci sono 1700 gradi. Ancora dall'anno scorso non ho avuto il tempo di sistemare, anzi di far sistemare l'aria condizionata. Non posso accendere il ventilatore che ho acquistato perché è di dimensioni mega galattiche e farebbe un frastuono, quindi suderò. Considerate questa cosa. Andiamo a vedere un po' come si presenta. Vabbè, è plasticoso, l'abbiamo detto, con questa finta griglia che sembra essere una griglia di ventilazione, ma in realtà non ho sentito partire ventole, niente, per cui probabilmente non ha nessun tipo di ventilazione.
funzioni. Da una parte l'USB per gli aggiornamenti, firmware che ci permette anche di caricare le LUT via pennetto USB, via hard disk, quello che è. Abbiamo il blocco dello schermo che ci permette di sostanzialmente bloccare il touchscreen del monitor e rende sostanzialmente impossibile utilizzarlo, anche soltanto avviarlo se inserito, quindi bisogna fare un attimino l'abitudine a questa funzionalità, cosa che comunque può essere comoda visto che è comunque completamente utilizzabile in touch, magari durante un set abbastanza complicato, uno shooting un po' più action, magari c'è il rischio di poter toccare per sbaglio qualche impostazione, quindi comunque comodo una volta impostato, però bisogna farci l'abitudine. Poi abbiamo la presa cuffie e l'ingresso HDMI, ingresso che può supportare fino al 4K a 60 fps. Dall'altro lato abbiamo l'accensione, l'ingresso DC per collegarlo all'alimentazione esterna che non è inclusa, e vabbè, ma si può usare una D-Tap per una V-Mount, si può usare in tutti i sistemi perché comunque, se non sbaglio, è intorno ai 7,5, insomma comunque è la classica alimentazione con D-Tap, va benissimo. E abbiamo l'HDMI out che può supportare comunque il Full HD fino a 60 frame al secondo, quindi un'ottima opzione da avere. Sopra non abbiamo assolutamente niente se non questa griglia nido d'ape che penso non serva a niente se non a livello estetico, e abbiamo dalla parte di sotto una filettatura da un quarto di pollice classica per montarlo appunto su qualsiasi tipo di stativo o adattatore o testa o quant'altro, e dietro abbiamo il suo vano batterie. Io utilizzo una NP perché ne ho mille milioni di miliardi in studio, per cui utilizzo queste, ma monta pure, se non ricordo male, le Canon LPE6, quindi comunque in base a quello che abbiamo, se abbiamo un sistema Canon probabilmente abbiamo già la batteria, se no le NP. In descrizione comunque vi lascio entrambe le opzioni in modo tale da farvi un'idea su quello che vi può servire. Non so dirvi esattamente quanto dura, perché ovviamente in base alla batteria che mettiamo dura più o meno, ma la cosa buona è che, come si può facilmente vedere anche se credo abbastanza sfocato, c'è il loghetto della batteria che ci dice quanta batteria rimane. Ci sono anche delle funzioni specifiche per portare su un altro livello l'utilizzo di questo fenomeno di schermo piccolo, che porca miseria, cioè capito, è un iPhone, è come un telecomando. Che vogliamo di più? È semplice. Abbiamo visto la possibilità di caricare delle LUT, cosa fondamentale. Tra l'altro in descrizione vi lascio Color Like Pro, che è un mix di LUT incredibile. Dateci un'occhiata, costano poco, sono micidiali, quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. Andate a vedere cos'è. Tanta roba. Ha ovviamente la possibilità di una visualizzazione anamorfica, con la possibilità appunto di calibrare lo schermo per adattare la preview dell'immagine a quello che sarà poi il risultato finale una volta caricato sul software di editing il file appena registrato, quindi sostanzialmente una preview di questo file già strecciato sul monitor, anche inviato strecciato direttamente tramite un recorder esterno, sistemi a crocchi vari, ne parliamo in tantissimi video su questo canale, di appunto vedere come vedremo alla fine il video, anche se in realtà viene registrato in anamorfico, quindi la preview in camera sarà sicuramente schiacciata. Altra funzione fighissima è quella dedicata alla possibilità, una volta che viene utilizzato in verticale, di strecciare la preview del video in modo tale appunto da avere un'idea di come verrà il video in verticale una volta caricato sui vari social, quindi un'opzione più che altro dedicata a chi fa content creation per i social, quindi chi fa storie, TikTok, Reels, insomma roba verticale, cosa perfetta per esempio quando noi lavoriamo su delle risoluzioni molto più strecciate, molto più allungate, perché magari concepiamo un file un po' più grande per utilizzarlo su tutte le risoluzioni varie dei vari telefonini, perché ormai alcuni telefonini sono 21 noni, per cui quando li andiamo ad allungare il file in 16 noni andiamo a strecciare troppo l'immagine, quindi rischiamo di avere un file che poi dobbiamo per forza zoomare. Avendo questa opzione possiamo già andare zoomando leggermente la preview e farci un'idea se stiamo creando dei mostri, stiamo trasformando il soggetto, riprendiamo in un mostro allungato, o se semplicemente quel poco di stretch dell'immagine poi dimagrirà un po' il soggetto e non darà fastidio a livello visivo. Una cosa abbastanza specifica a onor del vero, e devo dire che bravi, perché è proprio una bella opzione, una cosa molto molto utile e interessante per chi fa content creation per i social appunto.
Nella prima schermata abbiamo tutte le opzioni relative all'immagine, quindi alla calibrazione dello schermo. Nel secondo menu abbiamo la possibilità di flippare o meno il monitor in tutte le direzioni. Mi sto complicando la vita tantissimo facendolo al contrario. Poi qui abbiamo il settaggio di lingua, del sistema, del voltaggio della batteria, eccetera eccetera. La pagina delle LUT, possiamo caricare le LUT, il volume, che io metterei comunque a zero, tengo sempre il volume a zero dei monitor, e la possibilità di caricare le versioni nuove di firmware, di aggiornarlo e quant'altro. Da quest'altro lato abbiamo l'attivazione delle varie funzioni di peaking, tutto quello che riguarda la gestione del monitor a pieno. Qui abbiamo un piccolo mixer che ci permette di lavorare sulle guide in base all'opacità che vogliamo e cambiarne il colore. Abbiamo la possibilità poi di accedere ovviamente ai singoli parametri, tipo i gradi di luminosità dello schermo, che mettiamo al massimo, e questo sostanzialmente è. 180 euro tra l'altro, nel momento in cui registro questo video c'è un coupon inserito su Amazon del 15%, se non sbaglio, sì, del 15%, e questo non vi garantisco che durerà ovviamente, però ad oggi c'è. È un costo non eccessivo, 188 euro per un monitor che dà tanto alla fine, perché è un monitor che possiamo usare in tutte le condizioni, è un monitor che ci dà tante opzioni di utilizzo, le abbiamo viste, è completo di tutte quelle funzionalità professionali che servono, compresa appunto la modifica in preview delle lenti anamorfiche, della visuale anamorfica e il caricamento delle LUT, cosa non da sottovalutare nel momento in cui lavoriamo alla produzione, e quindi lavoriamo sicuramente in log. Mamma come sto sudando, una cosa incredibile ragazzi, sto impazzendo. Quindi vado direttamente alle conclusioni, vi dico, vale la pena pensare di acquistare un monitor del genere? Sì, almeno nel mio setup lo vedo bene, non lo dico perché questa è una collaborazione, non mi pagano per dirlo, io sono sempre molto onesto nelle mie recensioni, se mi seguite un po' lo sapete. Io consiglio l'acquisto di un oggetto del genere perché costa poco e soprattutto perché è estremamente portatile, è un taglio come dimensione 5 pollici e 2 che comunque risulta sufficiente, perché è sicuramente più grande dei 3 pollici scarsi, 2,5 in media, che hanno le varie fotocamere, a meno che non siamo Blackmagic che ha lo schermo un po' più grande, ma andiamo comunque ad avere una buona visione di quello che stiamo facendo, con la possibilità di avere un feeling diverso, più professionale durante le nostre riprese, soprattutto poi leggero e piccolo, lo alimentiamo un po' come ci pare, c'è il prodotto, la qualità c'è, la funzionalità e l'essenzialità di questo prodotto, il nostro setup realmente c'è, quindi trovate tutti i link in descrizione. Vi ricordo che alla fine vi lascio una playlist dedicata al mondo del filmmaking, a delle pillole, dei consigli sul mondo del filmmaking. Vi auguro proprio un buon inizio d'anno per quelli di voi che vanno a scuola o all'università, perché si riparte alla grande. Grazie perché siete in tantissimi, mi scrivete in tantissimi, ricevo un sacco di messaggi, un sacco di persone mi danno il loro feedback su quello che porto su questo canale. Questo canale sta crescendo tantissimo, anche anzi soprattutto grazie a voi che lo considerate un po' anche il vostro canale, la vostra valvola di sfogo e di interesse quando cercate un po' di mondo tech, recensioni, cose pazzesche, incredibili qui sul mondo dell'internet e di YouTube. Quanto parlo, devo riabituarmi, devo iniziare a parlare di meno, vi prometto che migliorerò in questo. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Vi voglio bene, ciao cipollini.